Mi chiamo Sergio, ho 60 anni, 5 anni esatti fa, nel mese di settembre, ho subito un intervento di prostatectomia radicale per un tumore. E questo intervento mi ha lasciato alcune problematiche, una fra le quali è un deficit erettivo che ho cercato di combattere con dei farmaci fino ad arrivare alle punture nel pene, il Caverject da 10 mg, cosa che mi permetteva di avere dei rapporti sessuali, ma a lungo andare ho subito anche un'incurvatura del pene, direi molto importante, che mi inficiava nel rapporto sessuale. E quindi, prendendo il coraggio a quattro mani, se così si può dire, mi sono deciso in pratica a correggere questa incurvatura e a mettere la protesi per poter continuare una vita sessuale, penso, soddisfacente, perché ancora, appunto, avendo 60 anni, mi ritengo sotto quel profilo abbastanza giovane. E ho cominciato poi ad informarmi, naturalmente molto sui siti internet, e fino a che ho scoperto il dottor Antonini, e siccome ho occasione di capitare a Roma di frequente, ho stabilito un anno fa un contatto con un primo colloquio e mi ha, come dire, spiegato in maniera molto esauriente tutto il processo, e dopo di un anno ho deciso appunto di ricorrere all'impianto di questa protesi. E da questa protesi naturalmente mi aspetto, non dico cose eccezionali, però una vita sessuale soddisfacente. Ho visto molte cose riguardo al dottor Antonini e sicuramente lo ritengo un luminare sotto questo punto di vista. Ho visto anche diverse interviste, ho visto e ho sentito gente molto soddisfatta, più giovane di me, più grande di me. E comunque poi ho stabilito un secondo contatto e ho avuto degli altri chiarimenti molto esaustivi, fino ad arrivare in pratica ad oggi, pratica siamo arrivati al momento fatale, fra virgolette, insomma, ecco, fatale per modo di dire. Mi chiamo Carlo Andrea, in arte Manuel Santos, sono un escort, porno attore e faccio principalmente questa operazione perché nel mio lavoro la domanda è talmente alta e non riesco a soddisfarla. Mi sono ammazzato nella mia vita con molto Viagra e capisco che quello è una questione psicologica, non meccanica, quindi il mio lavoro è più meccanico, ho bisogno di un'erezione meccanica al momento quando serve. Quindi questa è la soluzione soluzione dei miei problemi, diciamo, nel mio lavoro soprattutto e nella mia vita sessuale pure privata, perché avendo 5 rapporti, 6 rapporti in un giorno, poi non riesco a soddisfare la mia donna naturalmente, neanche prendendo uso di farmaci che fanno l'erezione. Allora, io consiglierei questa protesi a tutti coloro che hanno un'ansia da prestazione, a tutti coloro che fanno un uso di Viagra inappropriato, a tutti coloro che fanno il mio lavoro, che hanno bisogno di un'erezione a comando, di un'erezione al momento giusto e che duri, non porno attore soprattutto, che diciamo, si inietta Caverject per fare ogni film ed è una cosa sbagliatissima perché a forza di usare questi farmaci andiamo a deteriorare il nostro corpo. Quindi la protesi è la soluzione di vita ad ogni persona che ha sia problemi reali di disfunzione erettile, che sia la usa per lavorare come me e stare bene nel momento della giornata, perché pure io soffro di ansia da prestazione, avendo 5 clienti in un giorno, il sesto e il settimo.
non sono Superman, ho bisogno di una cosa che mi renda talmente sicuro e talmente tranquillo da soddisfare appunto la richiesta che mi si presenta ogni giorno sessuale. E soprattutto soddisfare alla fine la mia compagna, perché a fine giornata siamo tutti stanchi. Con quella lì non sei mai stanco. Buonasera, mi chiamo Galeo Di Pasquale e mi trovo in questa clinica a seguito di un problema di disfunzione erettile che ho ormai da circa 20 anni. Ho 55 anni e praticamente diciamo che il problema è iniziato 20 anni fa, però è regredito, piano piano aumentato, e allora all'inizio io ho cominciato praticamente a trovare delle vie farmacologiche che andavano bene all'inizio, forse ero un po' più giovane, però poi piano piano questi farmaci non facevano più effetto. Poi ho provato ancora con praticamente altri farmaci fino ad arrivare a fare delle iniezioni di Caverjet, e anche in questo caso diciamo piano piano non hanno fatto effetto, al che ecco, disperatissimo, perché 55 anni, voglio dire, non sono un adolescente, ma non sono nemmeno vecchio, decrepito, per cui ecco, mi viene a mancare questa cosa, e la quale poi ti porta ovviamente anche degli scompensi a livello psicologico, e fin quando un giorno non ho cominciato a consultare praticamente internet, e fortunatamente ho trovato, diciamo, su un sito e ho conosciuto il dottor Gabriele Antonini, appunto da internet. Allora mi sono guardato un po' quello che fa lui, gli interventi che fa lui e tutto quanto, e non ho esitato un attimo ad andarlo a trovare. Ho fatto una prima visita già l'anno scorso a settembre, è passato quasi un anno praticamente, e poi piano piano gli ho spiegato i miei problemi e tutto quanto, e mi ha fatto chiaramente capire che con le patologie che ho io, essendo diabetico da quasi 40 anni, avendo dei problemi a livello arterioso, i quali le sto curando e sono già, ho affrontato gli interventi per tutte queste sclerosi, purtroppo era l'unico rimedio, era quello. Io non vedo l'ora, ci sarà questo intervento e il 4 ottobre, mi aspetto veramente tantissimo, le mie aspettative sono fiducioso, per cui sono buone. Mi aspetto la fine di un incubo, non so se già l'ho detto prima, e non vedo l'ora, ecco, sono felice, mi aspetto veramente tanto, non solo, e consiglio, ecco, questo tipo di almeno consultazione dal dottor Gabriele Antonini a qualsiasi altro paziente che ha gli stessi problemi miei, e consiglio vivamente di consultare il dottor Antonini, perché da quello che ho capito mi sembra che è l'unico in Italia che installa queste protesi peniene, e anche con successo, perché ho già visto come ha lavorato lui nel suo studio con altri pazienti, quindi mi aspetto a prevedere tanto, e ripeto, consiglio a tutti di andarlo a trovare, tutti coloro che hanno questi problemi. Grazie. Buongiorno, sono Pierluigi Bove, collega urologo della San Carlo di Nancy di Roma. Sono venuto oggi a vedere le procedure eseguite dal dottor Antonini riguardo l'accesso infrapubblico per il posizionamento delle protesi peniene. È un accesso molto interessante, ovviamente la tecnica di per sé è interessante, perché il deficit erettile è una delle patologie che come urologi affrontiamo più di frequente, e quando ovviamente le terapie mediche non funzionano bisogna dare un'opportunità a questi pazienti per poter di nuovo avere una vita di relazione, una vita di coppia, una vita sessuale. La tecnica mi sembra molto interessante, piccola incisione sovrapubblica, accesso veramente mini-mini-invasivo, minima incisione dei corpi cavernosi, quindi il trauma dei tessuti sicuramente sembrerebbe inferiore rispetto alle tecniche tradizionali. L'intervento è molto veloce, la velocità è uno degli elementi cruciali in questo tipo di procedure, riducono di molto le infezioni, per cui sono molto soddisfatto di quello che ho visto.
Buongiorno a tutti, sono Dario Pugliese, urologo, lavoro presso la casa di cura Villa Stuart. Sono venuto qui oggi per vedere gli impianti di protesi peniena eseguiti dal dottor Antonini, perché di fatto la disfunzione erettile è estremamente frequente e la terapia che ha il più alto tasso di successo, soprattutto nei casi più gravi, è proprio il posizionamento di protesi peniena. Gli interventi che ho visto oggi sono stati eseguiti con una tecnica mini-invasiva, quindi veramente con incisioni ridotte al minimo, e ho visto, diciamo, che la procedura è una tecnica pulita, efficace e decisamente convincente, quindi sono molto contento di essere stato qui oggi. Buongiorno a tutti, sono Emanuele Daglio, vengo da Novi Ligure, da Piemonte. Ringrazio il professore e io voglio approcciare a questa tecnica, non ho ancora fatto nulla, diciamo sono vergine da questo punto di vista e nel mio centro non si fa, si vuole iniziare, si vuole imparare a farla e sicuramente imparare a iniziare con questa tecnica che è mini invasiva, un piccolo taglio che diciamo una volta approcciata a questa tecnica, imparati i passaggi cardine, si possono, diciamo, si può emulare, si può riprodurre fedelmente. Io direi che questo corso è l'ideale, diciamo, un corso, diciamo, pratico, poco teorico e in sala operatoria che dà tanto, diciamo, soprattutto per le persone, per gli urologi come me che devono iniziare praticamente da zero. Grazie. Buongiorno, sono Valerio Iacovelli, urologo, lavoro a Roma, al San Carlo di Nancy, e oggi ho avuto la possibilità di vedere un approccio mini-invasivo per il posizionamento delle protesi peniene con approccio chirurgico infrapubico. Ho notato da subito un grande vantaggio nelle tempistiche dell'intervento relativamente al confronto con la tecnica penoscrotale, con risparmio di tempo che in molti casi, soprattutto per pazienti complessi, può rappresentare sicuramente un vantaggio, sia in termini di infezioni sia in termini anche di estetica. La tecnica offre numerosi vantaggi, non solo temporali, ma anche d'approccio chirurgico, semplificando alcuni passaggi e rendendo la tecnica molto vantaggiosa, molto fruibile, spendibile. L'occasione è stata molto buona e spero di imparare questo tipo di chirurgia nella pratica di tutti i giorni. Innanzitutto volevo ringraziare la proprietà della clinica, il dottor Costa, che ci ha dato questa ennesima possibilità di poter condividere oggi questa chirurgia che a me personalmente appassiona tantissimo. Sono estremamente contento di aver condiviso con dei colleghi di alto livello professionale la tecnica che ho messo a punto con il professor Perito negli Stati Uniti. Ci siamo confrontati sui vari approcci, abbiamo avuto la possibilità di fare 4 impianti protesici, sono contento, felice, spero di poter continuare con questo progetto di formazione per condividere la nostra esperienza con il maggior numero di urologi provenienti da tutte le parti d'Italia. Buongiorno, sono Stefano Bottari e sono qui a Formia, in questa bellissima cornice che è la zona Formia Caeta, in clinica, alla clinica Casa del Sole, per un ulteriore incontro con i colleghi per vedere di analizzare e studiare a fondo la tecnica messa a punto da Perito e portata in Italia da l'amico Gabriele Antonini, che ho il piacere di ringraziare per questo invito che mi ha fatto. E questa condivisione di tecniche con gli altri colleghi venuti appositamente a vedere questi interventi arricchisce tutti quanti ed è un'esperienza sicuramente da ripetere. Grazie a tutti e grazie anche fondamentalmente alla proprietà della clinica che ci ha consentito questo incontro. Grazie Gabriele per questi anni passati insieme e per lo sforzo che fai per imporre questa nuova tecnica.